Ovviamente partire sempre per primi è un po' il must, anche perché in questo modo noi andiamo a me, vabbè, così pure. Così, dai, gioco però, fammi andare a perdere un pochetto, perché così i giocatori, pure gli hater, possono andare a dire, possono andare a parlare, così, dai. Io vorrei, perché a me, per quanto possa sembrare strano, a me piace perdere. Io non voglio avere questa immagine del giocatore, quello che vince sempre. Fa uno, perché è impossibile vincere sempre, cioè, perché questo è chiaro, signori. Però poi anche perché, intendiamoci, ci sono team, so che in Italia soprattutto ci sono team anche molto legati a questo mazzo, e che quindi gli farebbe piacere, insomma, vedermi perdere. Lo so benissimo. Adesso penso che avranno saranno accontentati in questa partita. Allora, ha messo Ice Jade, ha messo, ok, ha messo Specchio Giada, che comunque sì, può andarmi a distruggere il mostro. Bene, va comunque a riparare la situazione. Bene, 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 bravo. Qui l'avversario ha fatto una mossa veramente molto interessante. Ci dovremo giocare bene. La bellissima, la signorina Forza Riflessa Fiammeggiante. Calma, questa è una situazione che obiettivamente non è bellissima, però con calma. Noi siamo sempre, il segreto è andare sempre con calma, lo sapete benissimo, signori. Io sono sempre calmo, tutto. No, 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 per il momento preferirei non utilizzarla. Quando è così, signori, cercate sempre di, dipende con quale mazzo siete. Ecco, se siete per esempio in un mazzo come Antometa, che ogni, anche se sta lì un po', anche se la partita sia un po' addormentata, allora va molto bene aspettare, tenervi comunque le risorse, quelle soprattutto più fondamentali, per i momenti giusti. A questo punto, insomma, ecco, ora potrebbe iniziare a essere un problema il fatto che abbia così tanti mostri. Tra l'altro gioca anche un innesto macchina, bello, interessante. Nel momento in cui l'avversario va a giocare in questo modo, soprattutto nel momento in cui vi finirebbe, possiamo dire, allora possiamo utilizzare la mitica bellissima Forza Riflessa. Vai, via, negala, vai, negala, ok? No, l'ha utilizzato, fermate. No, aspetta, aspetta, no, non farlo, non farlo, per favore. Che effetto sta utilizzando? Maledetto, che fa? Ice Jade, sta utilizzando Ice Jade. Sì, manda un mostro fusione, che lista, è caduto di Albaz come materiale, banna. Ok, no, niente, niente, non è successo niente. Ok, bene, siamo sempre in Battleface, speriamo. Ok, non va a rimettere altri mostri, ottimo, signori. Attenzione però, perché ha messo sul terreno fortezza macchina, e noi ovviamente chi andiamo a pescare? Antometa, la bellezza di Antometa. Ma voi continuate a bistrattarlo il mazzo? Ma voi, parlo con gli eter ovviamente, signori over, io so benissimo che tra voi ci sono moltissime persone anche che hanno supportato il canale rifornendosi di questo mazzo. Di questo vi ringraziamo moltissimo, perché lo sapete bene, signori, noi possiamo fornirvi, sì, tutti i mazzi che volete, tutte le varie carte, abbiamo molto, signori. Noi, ora scherzi a parte, ci fa piacere, insomma, rifornirvi. Molti di voi sono riforniti proprio di Antometa, e come si vede in ogni partita, fortunatamente, insomma, il mazzo va abbastanza. Attenzione, chi è? Ma no, Lubellion, è sempre Lubellion. Con questo è uno, questo, che si è preso lo Structure e sta giocando, perché sta giocando molte, forse troppe carte da Structure. L'innesto con macchina ci può stare, non l'ho mai visto, insomma, non so, onestamente. Mi piace molto come è andato a girare attorno a Dark and Bioli One. Mi è piaciuto molto, e ho paura che ora Blazing possa far male a tutti. Beh, vabbè, perdiamo entrambi, dai, non mi interessa, vai con Blazing. Che fa, nega? Aspetta, che sta utilizzando. No, ha utilizzato sempre. Già l'avevo. No, l'avevo utilizzato al turno prima. Vediamo che succede. No, 2500, 2500, senza problemi, via. Signori, per ben due volte abbiamo ribaltato completamente un campo, eh. Io vi dico solamente questo, Che bellezza, ragazzi. Comunque rievoca, ragazzi. Che roba. Attenzione, macchina no in forza. Che bella, ragazzi, attenzione. E chi la conosceva questa? Chi la conosceva questa? Che bellezza, ragazzi, non può essere normata. Che fa Ruin Force? Aspettate, Non può essere. Voglio vedere. Può essere normata dal cimitero. Può pagare metà dei life points. Nega l'attivazione. Se lo fa, di mezza i life points dell'avversario. Penso che siamo al canto del cigno, signori, Però io comunque metto la mia bellissima Forza Riva, la mia bellissima Fisher.
metto a questo punto. Purtroppo siamo al canto del cigno, effettivamente. Ok, non abbiamo visto mostri, questo è un gran peccato, ma ci hanno un pochetto blastato le forze riflesse avute in mano. Forse quello è il problema. Sì. È stato quello il problema all'inizio, nel momento in cui non c'hai effettivamente carte. No, è un problema. Ok, benissimo. Quindi, considerando tutto, forse ci siamo sbagliati prima. Sbagliati. Siamo stati intanto un po' sfortunati nell'avere troppe Sphere Mode nella mano. Poi sicuramente ci ha ammazzato il non aver top deckato la carta giusta al momento giusto, però su quello non bisogna assolutamente vergognarsi, perché Yu-Gi-Oh! Insomma è un gioco fatto di... questa era in permanenza, mannaggia, l'ho settato su in permanenza, vogliate perdonare. E quindi sicuramente tante situazioni, avversario ovviamente bravissimo, cioè è lui il vincitore della partita, come è giusto che sia, ma poteva andare meglio, ecco, poteva andare meglio, e Antometa non ha assolutamente nulla di cui vergognarsi. Ottimo, bene, questo Plunder Patrol, insomma... poteva iniziare anche meglio, secondo me. Questo Sigi, se l'è fatto Sigi questo mazzo, bellissimo. Con gli Adventure Token, sì, dice la sua. Con Antometa scoppiabile, esattamente come tantissimi mazzi sono scoppiabili. Però, insomma, è molto, comunque, può fare robe. Mi è andato a togliere subito Fish. Forse sarebbe stato buono mettere Pachycefalo dopo. Magari mettevamo Epuratore, perché soffre molto per le rimozioni. Ecco, c'è anche lo starter. Però voglio basarmi molto, considerando gli Adventure e tutto il resto, insomma. Sì, qualche negazione te la mettono sul terreno, ma non sono immunizzati da distruzioni e robe strane. Allora ho voluto andare a puntare tutto sul distruggere tutto, visto che poi abbiamo comunque un altro Pachycefalo, visto che poi abbiamo comunque Banisher, e qui abbiamo due belle carte che fanno molto male. L'avversario ora sta riempiendo il terreno, molto bene, va a mettere, bellissima la Branda, i Plunder Patrol hanno delle bellissime e superbissime, mi verrebbe da dire animazioni, ma non siamo su Master Duel, siamo su Omega, con questo bellissimo simulatore in cui, a differenza di Master Duel, andiamo a giocare proprio noi in prima persona, e soprattutto abbiamo accesso a tutti i mazzi del mondo, non andando a spendere migliaia di euro. E quindi vedete video su Master Duel, come ben vedete video su Omega, come ben sapete, anche perché è un signor simulatore. Il board lo sta facendo l'avversario, e Bran tra l'altro può andare a targettare una Spell Trap sul terreno, poi aggiungere un Plunder Patrol dopo averla bannata, e infatti ecco qui tanta roba, signori, il board c'è, e la possibilità di vincere anche, peraltro bimbo bimbo, stiamo anche giocando contro un italiano, peraltro, pensa te. E quindi sarà molto interessante. Ok, Battleface, adesso arriva la sorpresina, perché c'è un attacco diretto, c'è anche andata molto molto bene che avevamo Storming, signori. Con Storming che succede? Negazione, benissimo, negazione negata, benissimo, distrutta, però c'è Pachycefalo, aia Pachycefalo. Bella roba, peccato, ma si è fatto il microfono, si era andato a mutare il microfono, maledetto, maledetto. Comunque, ecco qui il panico accaduto. Rientra il Pachycefalosauro, rientra l'avversario, è difficile che vada a fare cose, ora c'è anche la Fisher, veramente tanta roba, veramente molta molta roba. Spero che almeno il labiale possiate averlo visto, questo era l'insieme di potenza, no? La grande potenza del Pachycefalosauro che era arrivata sin qui e era andata a devastare il microfono. Ok, bene, l'avversario adesso ha solamente una carta in mano, è molto difficile che vada a fare robe, e molto molto bene. Cioè, Antometa veramente si è visto nella partita precedente, si è vista addirittura nella partita che abbiamo fatto vedere al gruppo degli over, quando abbiamo provato le nuove strumentazioni. Antometa veramente contro tutti questi mazzi, è veramente un panico. Adesso che cosa succede? Tramite Fisher l'avversario dovrà bannare ogni mostro mandato al cimitero, con tra l'altro il Pachycefalosauro non può andare ad evocare specialmente, abbiamo anche Banisher nella mano, successivamente avremo altre carte nella mano che spero siano buone. È difficile che l'avversario possa andare a fare robe adesso, infatti passa direttamente in end phase. Bene, 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 molto molto bene. Ok, calma, calma, calma,
Calma, abbiamo anche Banisher che ci serve, ovviamente. Andiamo a porlo sul terreno. La partita sembra in discesa adesso, ma bisogna fare attenzione perché ci sono comunque due back row. Abbiamo il Ray Jackie che comunque male non fa la... Per non arrendersi significa che sta aspettando qualcosa. Ecco per l'appunto. Che succede? L'impermane. Però... Ah, ok. Utilizza prima Booty. Targhetta un nostro mostro. Il mostro diventa di quell'attributo, quindi diventa Dark. Ok, però... cioè... Evoca... Non riesco a capire se ha sbagliato il timing oppure altro. Ok, bene. Niente, non ha sbagliato nulla. Mi dispiace per non aver... Mannaggia, per non aver fatto sentire l'urlo. Ma mi dispiace, ragazzi. Considerando che il mazzo evoca tanto, non potevamo che andare a settare insomma, queste bellissime nostre carte. Ecco, per l'appunto. Ora, proprio preciso, signori, siamo stati precisi al bacio. E allora, ragazzi, andiamo, calma, con molta calma. Ora, quindi c'è l'evocazione di Almiraj. Siamo già a normal summon, ok, seconda summon, siamo a 3, no? Ok, rientra la bellissima signorina. Peraltro abbiamo sia a priori sia il tributo a posteriori, quindi siamo veramente alla grande. Questo sempre per tutte le persone che odiano Tomete, per tutte quelle persone che dicono, che fanno, no, ma forse dico, ma ok, bene. Il Nibiru, attenzione, utilizza anche, no, la Sea Guide. Forse potremmo utilizzarlo, quasi. Utilizziamolo ora al volo. Via, vai, via tutti. No, non voglio che vengano utilizzati mostri strani di extra. Toglietevi dalle scatole. Non me ne frega, non mi interessa. Bene. End phase, tranquilli, ottimo. Abbiamo eventualmente anche la mina mistica nella mano. Dark and Beyond One, e penso gli faccio male all'avversario. Prendiamo un mostro, si arrende direttamente. Ok, bene, questo gli fa un male cane, ragazzi. A quanto gli fa male questa? Mamma mia, fermati Antometa. Sei troppo cattivo. Mina mistica anche in mano, fermo. Stai lì fermo, non muoverti. Mamma mia, ragazzi, tanta roba. Ho paura che anche nei prossimi appuntamenti andremo a scalare le classifiche in maniera mirabolante, mamma mia. Attacco di Thunder King Rayo che non permette più aggiunte direttamente nella mano. Guardate quanto sono belli quando si vanno a potenziare, dai. Guardate quanto sono belli quando si potenziano e fanno secchi tutti, ragazzi. Mamma mia, che amori, sono proprio dei grandissimi amori. Attacchiamo anche con Nibiru. La carta, ovviamente, signori, queste appartengono tutte alla mia versione Lamborghini, questo lo diciamo in ogni video perché tutti pensano che questa è la mia versione personale. Ci sono anche altre versioni, eventualmente versioni che possiamo fornire voi se volete supportare il canale con il nostro servizio di consulenza, e questo è ben chiaro. Però, signori, questa è quella mia. Eventualmente posso anche fornirvi quella via, però è chiaro che non sono carte che vengono poco, cioè sia ben chiaro. Poi specialmente quando, ecco, quando sono mazzi che danno questi risultati, si capisce, signori. Sono contento, ragazzi, veramente Antometa non finisce mai di stupire. Un mazzo che ancora una volta ha dato veramente tanta roba. Vi ringrazio della visione in questo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Mega. Sapete benissimo che facciamo sempre vedere Yu-Gi-Oh! Master Duel. Quello è un altro tipo di simulazione del gioco cartaceo. Anche qui simuliamo il gioco cartaceo. Ma qui su Omega sono più partite, insomma, mie, sono più partite proprio dirette a persone che vogliono andare a giocare precisamente nei tornei, perché qui gioco io, metto in gioco anche i miei pensieri, ragiono ad alta voce. Questi sono video forse che possono essere anche un po' più pesanti, ma vanno a far vedere proprio come... proprio i ragionamenti, ecco, che vengono messi in campo a Yu-Gi-Oh! So che in questi video ci sono soprattutto spettatori che vogliono giocare a Yu-Gi-Oh! Seriamente, che vogliono giocare e capire le meccaniche, quindi so che potreste essere interessati al nostro servizio di fornitura e consulenza. Sì, noi possiamo fornirti questo mazzo, fornirti tutti i mazzi che vuoi. Siamo un team, quindi come tanti possiamo, per rientrare nelle spese dei nostri mazzi, per supportare il canale, possiamo fornire dei nostri mazzi che abbiamo nel cassetto, forti, precompilati da noi. E come sempre, ecco, mandaci
un messaggio nelle varie piattaforme, dimmi Anto mi serve, Anto Meta, Anto a me serve, qualsiasi bestie sacre, voglio giocare Drago Bianco, Occhi Blu, voglio giocare, noi penseremo a fornirti sia il mazzo sia un servizio di consulenza dei coach, dove ci sono persone che ti possono aiutare, ti danno le combo, ti dicono le liste, eccetera eccetera eccetera. Per tutto questo ovviamente non è un servizio per tutti, quindi contattarci non volendo perdere tempo. Contattarci se siete giocatori che vogliono veramente investire in loro stessi e per vincere, stravincere. Come si sa, signori, la qualità a Yu-Gi-Oh! È molto importante. Al di là, ragazzi, grazie, grazie, grazie per la visione. Ci vediamo la prossima volta. Iscriviti, cliccate sulla campanella. Come sempre, il nostro grido di battaglia, quello più vero e quello più forte. Stay over, stay over, stay sempre super oltre.